particolarmente aggressivo. Allora, se noi mettiamo da un lato il fatto che il 70% dei pazienti può guarire dalla cura, che il 33% di pazienti si può ammalare con una malattia molto aggressiva e che in molti di questi pazienti dobbiamo rimodulare le terapie con ritardi terapeutici o, come spesso succede, 2 pazienti su 10 non afferiscono più agli ospedali per paura di contagio e roba varia, voi capite bene che tutto quello che è lo sforzo che è stato fatto dall'ambito della ricerca clinica in questi anni e che è disponibile per i malati va un po' ad essere vanificato. Allora, tutto questo discorso per dirvi che il nostro approccio è quello di andare a ridiscutere come rimodulare la gestione di questi pazienti, di selezionare quelle che sono le terapie che meno interferiscono con il sistema immunitario e che quindi consentono, di poter essere condotte con una certa sicurezza senza aumentare ulteriormente il rischio di contagio per questi pazienti, e soprattutto andare a trovare modelli di lavoro, e poi credo che il direttore sanitario che parlerà dopo di me vi dirà quello che è lo sforzo che si sta facendo anche all'interno, di questo dipartimento, cioè di creare modelli di telemedicina, modelli attraverso i quali, si può monitorare il paziente soprattutto, il paziente fragile, nella consapevolezza che abbiamo sistemi che sono tutti da validare, cioè non sono sistemi validati realmente ancora nella pratica clinica, quindi è un percorso sicuramente che ci mette sotto pressione, ma il messaggio che vogliamo lanciare anche attraverso questo evento è che anche nel sistema calabrese c'è un gruppo di professionisti nell'ambito di questo dipartimento che sta pensando e sta cercando di mettere in atto delle procedure che consentano ai pazienti, anche in questo momento particolarmente complesso, di continuare ad essere curati così.